caro saluto a tutti, vi introduco alla nuova puntata che sta per iniziare di edili.com, anticipandovi i temi, i due filoni che andremo ad approfondire oggi per voi, ovvero lavorare in sicurezza, precisamente in quota, in altezza, in cantiere, e vivere in sicurezza, con un breve focus ancora una volta sul tema della sismica. Alle mie spalle i ragazzi del nostro percorso IFP stanno seguendo il corso DP anticaduta. È un corso particolare perché è obbligatorio, ma si chiama non normato, non c'è una legge nazionale che dica di quante ore. In edilizia si usano le 8 ore teoriche, 4 pratiche. Adesso stanno utilizzando una serie di accessori, hanno scoperto che si chiama la terza categoria salvavita, quindi tutto è veramente molto particolare come cultura, come conoscenza. Non basta le ore teoriche, devono anche provare a utilizzare una linea vita, capire che vanno progettate, che vanno calcolate, non si mette un qualsiasi tipo di casco, l'imbracatura, anche lì la qualità è importante, non può costare 20 euro l'imbracatura, perché dipende dal tipo di lavoro. Hanno visto quanto è importante sentirla addosso. Si chiama ergonomia in questo caso, una parola complessa, ma per loro hanno compreso invece l'importanza. Controllare le funi, controllare i cordini per i danni, hanno imparato in modo molto pratico. Quindi anche ragazzi così giovani ora possono accedere a una forma di lavoro di grande rischio. L'edilizia, la maggior parte degli infortuni sono dall'alto, le cadute, e hanno compreso quanto è importante la qualità della formazione con addestramento. Questa è una corda che viene utilizzata per le lavorazioni in quota. Per verificare, questo tipo di corda non va mai calpestata perché è molto fragile. Per verificare che la corda vada bene bisogna piegarla e deve fare un semicerchio. Se fa una V vuol dire che la corda è danneggiata. Quindi io cosa faccio? La scorro e man mano che la scorro formo la V. Se vedo che forma una V è sbagliato, deve formare un semicerchio. Quindi io continuo, vado avanti e verifico in questo modo che la fune sia in buone condizioni. Questo tipo di corde devono essere marcate e la marcatura, esatto, è qua. Deve essere ancora visibile. Se non è visibile la corda, nonostante si riesca a fare così, deve essere sostituita. Per fare un punto di ancoraggio cosa faccio? Prendo la mia fettuccia, poi la posiziono qua, la tiro, prendo l'omnipresente moschettone, lo aggancio ed ho creato un punto di ancoraggio. Se io devo fare una salita, collego la mia corda all'interno della maniglia, così. In questo modo io posso salire. Quando mi fermo, vedete che non va più giù, quindi questo mi serve per salire. Si può andare solo in una direzione, nella salita. Per scendere si userà questo è un discensore, questo qui innanzitutto funziona con il vostro peso, lo collegherete alla linea vita, all'imbragatura qua nel posizionamento, e con questo scendendo vi darà corda. Cosa succede se io sono preso nel panico, perché posso essere preso dal panico, e faccio andare tutto così? Entra in gioco un'ulteriore sicurezza, per cui se vede che la velocità con cui scende è troppo elevata mi blocca. Ne consegue che in questo modo io riesco a salire e scendere. Nei corsi di formazione molto spesso il lavoratore
o ha una conoscenza bassa o anche assente sul casco. Caschi bianchi sembrano la stessa cosa, però abbiamo un casco da lavorazione classico e un casco per il lavoro in quota. L'ergonomia è diversa, ma perché? Perché sono diversi i rischi tra caduta, urto. Spesso i lavoratori non sanno che il casco ha una scadenza perché è plastica, quindi sono i 5 anni, poi non sanno come si legga. Il nostro compito, anche qui la scuola edile, è nei corsi base anche per lavoratori insegnare questo. Oppure il fatto che i caschi sono proprio diversi, questo addirittura ha un cordino molto importante perché questo evita che io, sporgendomi, il casco mi cada, cosa che spesso il casco classico non riporta. Gli accessori, sapere anche la qualità del casco quando lo compro, la protezione diversa che danno alla nuca. Ecco perché il casco per chi fa questi lavori non può avere la visiera, perché deve avere sempre il massimo campo di visibilità. Mentre questo, il casco per cantiere, per officina, per lavorare sotto un carro ponte, ha una visiera diversa. Le venature per scaricare energia su tutto il cranio, non solo su un punto. E anche sapere dentro quanto deve essere integro. La testa non può toccare la calotta del casco, altrimenti l'urto, l'energia sarebbe eccessiva. Anche soltanto veramente saperlo gestire, saperlo scegliere, questo è fondamentale. Logicamente il lavoratore non valuta il rischio perché non è il suo compito, ma anche poter comprare sotto un'indicazione del datore di lavoro, comprendere se il casco che mi stanno vendendo è corretto o meno. Vabbè, faccio il mio bel nodo. Ma sì, dai, regge più o meno. A grandi linee. No, ma cosa fai? Così è sbagliato. Ma come no? Così si fa. Ah, però, hai ragione. Ancora un'altra volta in questi giorni assistiamo alle migliaia di morti causate dai danni dell'ultimo terremoto che è avvenuto tra la Turchia e la Siria. E come sempre, purtroppo si torna a parlare di questo tema, ma quello che spesso non si comprende ancora è che non è il terremoto che fa i danni, è il nostro modo di costruire e quindi le nostre inadeguatezze. Si tratta di costruire meglio e di considerare la vulnerabilità sismica degli edifici, anche di quelli esistenti. Quindi mettere le mani prima che arrivi un terremoto. Da questo punto di vista anche in Italia abbiamo perso un altro treno, che è stata la grande possibilità che il superbonus per gli interventi di adeguamento sismico poteva essere, che purtroppo non è stato colto, perché rispetto a tutti gli interventi del superbonus gran parte sono stati dedicati anche come risorse appunto all'efficientamento energetico, e ben venga. Purtroppo però solo un decimo sono stati interventi di miglioramento di adeguamento sismico dei nostri edifici, delle nostre case, e questo purtroppo è un'altra mancanza e speriamo di non doverla pagare cara in futuro. Experience say that the next disaster will arrive as soon as we will forget the former one. So we need always to be active and to remember where we are living and what are the risks that we are facing. And that's why we are investing a lot in training and education. And this is also part of the activity that we have developed under AdriSismic project, in which we have built a Moodle platform in which several educational programs are hosted. Some of them are addressed to practitioners, to civil servants, and also to workers, but there is also one which is focused for volunteers, because we think that all people can help in case of a disaster and can be useful and assist each other and our community to overpass the dangers. Che cosa sono i tensegrity? Sono delle strutture particolari che funzionano combinando in maniera intelligente la capacità dei materiali di lavorare a compressione e a trazione. In questo caso, come si vede, si crea una struttura che utilizza
la capacità dei materiali di lavorare a trazione, quindi l'intera struttura sopra è sostenuta appunto da questi fili verticali quasi invisibili che permettono appunto di sorreggere il carico della parte superiore e gli altri due di fianco di dargli più stabilità, aumentandone altri nei fianchi ovviamente la struttura potrebbe diventare ancora più stabile. E questo è un sistema che si potrebbe immaginare come sistema costruttivo per gli edifici, magari per rendere degli edifici antisismici. E questo sarebbe ovviamente un grande vantaggio. Vi ringrazio per averci seguiti, vi saluto. Prima di darvi appuntamento alla prossima puntata di edili.com, vi ricordo che potete rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'edilizia e nello specifico sulle attività dell'Istituto Professionale Edile di Bologna attraverso le pagine social e potete anche rivedere tutte le trasmissioni di edili.com sul canale YouTube Edilicom. Arrivederci e a presto con la nostra trasmissione.